Salve a tutti qua da Fabio, oggi siamo un nuovo video sbarbata. Vi iniziamo a sponsorizzare un canale di YouTube che si chiama Eros Ratatua Tradizionale. Una grande persona, un grande amico, un gran cuore. Lascio il link in descrizione anche della pagina Neofiti per Passione. Fateci un salto, gran mondo, grandi persone. L'ho fatta domenica mattina, siamo lunedì sera, avevo voglia di sbarbarmi. Proprio. Qualcosa c'è, dai. Voglio rilassarmi proprio, guarda. Giornata del cazzo. Come sapone usiamo il campioncino che mi ha dato quella ciotola, Ponix Planet. Io non direi di usarlo tutto perché vedo che è abbondante. Un po' secco però, eh. Lo mettiamo nella ciotola. Intanto che ci sciolga un attimino, non ci mettiamo il pervaro perché voglio capire il sapone come meccanica, com'è. Come rasoio, un nuovo arrivato, Edwin Jagger DE87. Dal DE89 ha messo il manico. Con le milamette, dopo le gillette, ci sono queste. Le persone. E a tre pezzi. Infatti ho preso la confezione da 100 nella persona. Tanta roba come la mette, costano un po' di più delle erbe, ma rendono. Vedi, ho sbagliato a montare, così, sì. Bello. L'ho preso così perché mi piaceva il manico. Inizia qua, mi la faccia. Come pennello, il tasso della Zenith. Allora, facciamo un attimo. Ovviamente è montato un altro lato della Fenix. Un po' stucco, eh. Ok.
Capito. Sto sapore per montare al meglio ci vuole tanta acqua. Mamma mia che montaggio! E il suo sapore mi sta tirando in inganno, eh! È un Jag D87 armato con le persone a platino. Mi hanno detto per fare sotto qua di tirare bene la pelle. Mi sono pizzicato. Ubico. Lì dove c'è i brufoli, zona brufoli, io non posso farci niente.
Allora, adesso ci mettiamo il denim balsamo. Adesso perché il balsamo. Adesso parliamo del rasoio e del sapone. Allora, il sapone da Phoenix Planet. Come profumazione mi piace un casino. Quel moscato, mi ricorda quella a me. Ottimo. All'inizio mi stavo ingannando. Quindi sembrava secco. Dopo ci ho aggiunto un po' più di acqua e qualche tagliettino come lo so fare. Qua c'era quella l'altra volta me lo so riaperto. Un ottima sbarbata, dai. Jagger, secondo me, chi mi aveva scritto che è più profondo del Mercur 34CHD, è vero. L'ho notata anche io questa storia. Per la unica. Sì, ok, va un giorno e mezzo. L'ho fatto ieri mattina, siamo ieri, lunedì sera. Secondo me qualcosa a fare. Forse ho sbagliato io a farla, però avevo voglia di la seminata, mi ho detto, facciamo una sbatta. Che ero curioso di provare il rasoio e il sapone. Poi devo aspettare domani pomeriggio e non ce la facevo. Sinceramente, rasoio. Tanta roba anche con le persone proprio, tanta roba. Adesso ci mettiamo il Floyd, ovviamente Floyd, classico dai, chi non ha il Floyd? Ditemi chi c'ha il Floyd. Io ho preso il boccione perché sapevo che mi piaceva come dopo barba. È un Jagger con marca qualità, assolutamente. Secondo me vince contro il Mercur. L'ho messo poco, aspetta. Sì. Secondo me vince a mani basse. Questa è la barba di 2 giorni, te la fa tranquillamente secondo me. Quindi adesso il prossimo facciamo non domani, ma mercoledì. Se vivi, allora, volevo, intanto volevo ringraziare dai 124 iscritti, tutti i consigli che sto cercando di applicare. Grazie di tutto, se volete passare dal canale di Eros, fidatevi, una grande persona che fa dei video top. Lascio il link in descrizione come il link della pagina Facebook, Neofiti Passione. Vi aprite un mondo lì e lasciami assicurate, lo dico io, vi vedete i prodotti al top. Dai, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella e lasciate un like. Qua una buona serata e alla prossima.